Buonasera telespettatori di Telequattro, benvenuti a un altro appuntamento con Studio Tele4, del quale sarà ospite il direttore artistico del Teatro Stabile sloveno Daniel Malalan, che sta arrivando, quindi sarà qui veramente fra qualche, fra qualche istante, ma intanto... Incomincio, incomincio io prima che Daniel venga, eh, venga microfonato. È una stagione, quella prossima, la stagione 2019-2020 del Teatro Stabile Sloveno che è stata presentata un paio di giorni fa in una cornice forse inusuale, che era quella della Casa della Musica, e in una, come potremmo dire, e anche in una eh, condizione abbastanza inusuale perché Sembrava di essere in una stazione radiofonica. Poi spiegheremo anche perché il perché di questa, perché di questa scelta. È una stagione che ha un titolo. Anche l'altro anno, la stagione del Teatro Stabile sloveno aveva un titolo. Quest'anno il titolo è indubbiamente indubbiamente meravigliosa. E chiederemo anche a Daniel Maler, anche nel frattempo viene microfonato, le ragioni, le ragioni di questo titolo. Che se non ricordo male richiama eh, il, il, titolo della, il titolo della scorsa stagione, che eh, già che poi la scorsa stagione era aperta da un Amletto eh, partiva, partiva con un dubbio. Intanto, Daniel è arrivato. Grazie per essere venuto, per essere venuto a trovarci. È bello avere dei brividi in questa st stagione, insomma, perché comunque, allora... Uh, già, siamo tutti sudati. Sì, quindi, dov'è dove, dov'è ma insomma, dov è, è, dove, è, dove, è, ma non, non c'è problema. Okay. Allora, no, intanto grazie, grazie davvero grazie per essere bene. con noi. Eh, allora, perché eh, le stagioni dello stabile di perché gli date un titolo? Ma diciamo che questa innanzitutto un saluto, Lepus Drau uh, logicamente a tutti i telespettatori dei 4 um, Ma questa è un po' un'abitudine che, um, come dire, è venuta così, così sì. nelle ultime stagioni, diciamo in un certo senso già dai miei predecessori, anche già se parlo di 15 anni fa con Marco sosic passando per Primo Schbebler diana Ana uh, poi per arrivare fino a um, Edward Miller e Igor Pison. Uh, diciamo che in generale anche in Slovenia c'è questa abitudine no, un po' di mettere un titolo, no, uno così, slogan. Non fregate noi giornalisti che di solito chiediamo sempre qual è il fil rouge che lega i vari Esatto, valutti, e, qua, questo, e quindi qua, guarda, guarda, non vi, chiedete vi, più, fate come vi. volete e poi uh, va bene in un certo senso dai vi agevoliamo un attimo. <ride> sì, può ma, ma a dire la verità, devo essere sincero, quando ho pensato anch'io ho detto vabbè ma proprio ci deve essere qualcosa, però è carino insomma. Sì, 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 no, avere poi anche una caratteristica. Esatto, trovare un comune denominatore di tutti gli spettacoli che si, spettacoli che si svolgono eh, durante una stagione teatrale, eh, io con questo qua, Ned Vomno Ciudovita indubbiamente meravigliosa da una parte, volevo un po' richiamare quella dell'anno scorso, quello, sì, esatto, quella dell scorso eh, dove c'era questo um, dubbio, culturni dubbi in sloveno, eh, quindi eh, dilemma culturale, eh, un po' il dubbio amletico ciò non toglie i dubbi i dubbi rimangono nonostante tutto eh, però da una parte c'è questo indubbiamente quindi diciamo un po i dubbi come dire un po um, non, non sono così pesanti quello che no, pe dall'altra parte questo eh, questo mh, aggettivo ciudovita meravigliosa che si ricollega all'ultimo spettacolo proprio al titolo dell'ultimo spettacolo in cartellone sì, tra l'altro poi eh, tra i gli esegeti del teatro più accaniti, eccetera, c'è anche la, la, la discussione sul fatto che il teatro, quando lo spettatore esce, ti deve dare forse più dubbi che certezze, non deve darti risposte, ma deve farti fare domande. Esatto. Quindi, insomma, anche questo è. Certo. E voi adesso, per amor di Dio. c'è cioè, un po' anche la, 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 come dire, la funzione del teatro, ma in generale, anche diciamo, le persone che sono un po' più uh, inclini a, a pensare, non troppo. Dico in generale, <ride> nella vita, uh, beh, insomma, capita secondo me a tutti, a tutti noi uh, tante volte le risposte. Non le troviamo, no, non le troviamo subito. Tante volte eh, la risposta a una domanda può essere un'altra un un domanda un giusto, per complicare, giusto sì. per complicare un po' la vita. Però è Beh, bello insomma, che sia così: ecco tra l'altro, ehm, c'è una cosa di cui io discuto. Si, si vede che sto, che sto invecchiando, perché, vado, <ride> Beh, sei, sei perché mi piace poi fare sempre la stessa domanda agli ospiti di una determinata categoria. Sì. Eh, Vero è una cosa no? che nel panorama, eh, nel panorama eh, triestino il, il teatro stabile sloveno, probabilmente anche perché, eh, adesso vado proprio, come si dice, vado un po' per stereotipi, però siccome è un, è un teatro che risente molto dell'origine no, no dell come dire, dell'influenza tedesca. Che molti, eh, molti registi sloveni hanno, eccetera, e è, è, è l'unico teatro che si permette di osare. Io sono un po' stanco, devo dire la verità, di andare a teatro e di uscirne tranquillo, insomma, no, di okay. dire ah, vabbè, che siccome era bel punto. Io okay. vorrei adesso vorrei tornare a casa delle volte anche arrabbiato, con, mm. con le diciamo così, nei confronti delle cose, delle cose che vedo eh, che poi dopo secondo me uno degli spettacoli più belli della no lo spettacolo più bello della scorsa stagione era l'amleto che ha inaugurato la, la che poi ha vinto anche il premio del primorsk neonic sia della commissione che come ecco, da parte beh, del so, pubblico quindi era una un ulteriore io conferma. credo sia adesso devo dirlo l'ho già detto ma io penso che teatralmente parlando sia il più bello amleto che io abbia visto nella mia carriera di spettatore eh, teatrale. Mm -hmm. Beh, sono, sono contento, Qu abbiamo un po' di problemini per, uh, perché logicamente è, è, abbiamo avuto perché era anche una nostra intenzione fare qualche ulteriore replica. Uh, purtroppo gli attori ospiti sono parecchi, molti lavorano, tutti lavorano oltre ai nostri, lavorano in differenti teatri. Uh, in Slovenia, qui era in un certo senso abbastanza difficile trovare una un data unica o più date dove tutti ehm, si eh, sono sì, potesse ehm, io non posso dire nulla perché adesso mi sono abituato a non ah, a, già, a, momento, a, a, momento, perché io. altrimenti poi certe persone subito se lo proprio dicono ah, cioè, io. Cioè, no, ho detto. No, no. no no però è la verità um, quello che volevo dire in base al proprio questo discorso osare o meno um, sicuramente sì, come già detto, il teatro stabile sloveno da una parte è legato molto a questa scuola, mh, chiamiamola, beh, insomma, mitteleuropea, europea. Ma per non, parlare per non usare proprio questa parolona, una scuola anche un po' eh, tedesca da una parte, ma eh, il teatro stabile sloveno si è sempre eh, ritenuto mm. anche un teatro molto mediterraneo. Perché eh, adesso, se sì, faccio un sì. po' una, come dire, eh, anche noi quelli che facciamo parte della comunità eh, slovena in Italia, in Slovenia ci dicono: Ah, ma che come penso. parlate bene italiano? Ma No, è sloveno, ma ne siete italiani o siete sloveni in Italia ci dicono, ah ma come parlate bene italiano, siete sloveni o italiani quindi siamo un po' sempre um, um, o un po' di qua un po' di là anche questo teatro si rispecchia un po' in, questo, uh, mm, in, sì. in, questo, in questa situazione da una parte rappresentiamo o almeno storicamente questo teatro ha rappresentato una certa, una certa uh, come dire, uh, un certo respiro mediterraneo per Logicamente eh, il, le, il, la parte della Slovenia continentale, ma per l'Italia una o per, per diciamo per italiani un, qualcosa di nuovo, perché bisogna dire che il teatro sloveno in generale si sì, osa molto, fa molta ricerca, eh, fa molti spettacoli che sono mh, già un po' per alcuni, ma anche per alcuni nostri abbonati, un po' al limite. Mm -hmm. Però ehm, molti, molti miei colleghi ehm, hanno questo fanno questo discorso che che, mh, insomma per, per spostare un po' no? per dare questo come dire, questo, questo mh, dare questo input per andare in avanti ci vuole ricerca. Certo, Io devo, dare, devo, devo, devo trovare si può trovare anche delle similitudini in, in generale, anche nel mondo del, del, delle aziende, in generale del commercio, cioè ogni azienda, se parlo certo. veramente molto tecnicamente, per eh, poter prosperare e per poter andare avanti ha anche la se, cosiddetta sezione eh, di ricercatori. Sì, ma sto parlando cioè. proprio di cose non banali, ma no, per no, esempio no, beh, sì, parlando di un gelato, per esempio. No? Se vogliono creare un nuovo gelato, un nuovo gusto, un qualcosa del genere, devono fare ricerca, devono investire. Sì, sì. I teatri sloveni fanno molto anche in questa direzione, tante volte, logicamente anche. Ci sono, come Beh, dire, belle cose brutte. Esatto, eh, certo, sì. eh, diciamo che il nostro teatro un po' segue questa tendenza, eh, c'è però anche questa cosa che i nostri, ma non tutti, diciamo che comunque eh, la tendenza del, degli spettatori dello stabile sloveno, quello anche interessante anche specialmente anche della parte dei giovani, eh, siamo un po' un pubblico che comunque piace un, un po' le cose tradizionali e questo è anche un fatto perché c'è molta proprio influenza. Del teatro italiano, della TV italiana e così via. Non voglio dire che la TV italiana è tutto un altro discorso, però il teatro italiano, diciamo in un certo senso, tranne eh, certi casi, è molto tradizionale. tradizionale. No? Certo no, no, beh, questo senza dubbio. Allora, il, mh, è, sarà la prossima una stagione al, al femminile, insomma, almeno eh, per sommi capi. Sì, poi quando insomma anche con i miei collaboratori abbiamo cercato di trovare comunque questo fil rouge, questo, uh, questo comune denominatore, abbiamo visto che comunque ci sono tantissime uh, artiste, tantissime um, da una parte registe, autrici, e, ma anche personaggi, perché non si dice no? No, <ride> personaggi, no? Personaggi femminili sì. um, e, e quindi questo è Rancoporto. personaggio tra l'altro. Non è che personaggia, però insomma sarebbe... Sì. No? no, no, almeno quello. No, vabbè, non saremo noi due a, a <ride> decidere cosa poi andrà nel, nel dizionario del vocabolario della lingua italiana. Ok, um, sì, abbiamo, abbiamo visto che ci sono uh, tantissime, tantissime figure femminili. Eh, e quindi anche questo insomma poi si è creato anche questo slogan qua a partire logicamente dalla, eh, dalla locandiera che è un super classico eh, di Goldoni molto attuale per quel che riguarda proprio mancini, la, sì, la, sì, il femminismo queste cose qui quindi il ruolo della donna in un, uh, in un, in, in, uh, un gruppo di uomini e così via delle gelosie degli innamoramenti anche in, comunque il discorso dei soldi eh, quello che è anche tuttora molto attuale per, eh, poi con la regia di Katia Pega per poi passare a Navalovic che proprio la stiamo preparando in questi giorni l'autrice Sasha Paucek questo sarà una prima eh, assoluta in onda, in onda esatto. e per quello avete fatto come dicevo prima la presentazione anche la, la presentazione un in uno studio esatto. radiofonico insomma. un po' ricorreva proprio a questa cosa qua come se la cosa fosse in uno studio radiofonico la cosa sarà presentata in anteprima all'interno del, um, del Trieste Estate Festival, no? No? Festival eh, il 13 di, eh, giu, giu, eh, luglio quindi eh, questo Poi, comunque, il contenuto parla di una um, diva d'opera MM che, um, Magdalena Mercu, che è Magdalena Mercú, che è un cognome tra sì, l'altro molto triestino, anche un musicologo Paolo no? Mercú, ma non, non, sono non sono parenti, eh, che poi lei si ah. dice Mercus per essere un po' più ah, internazionale. <ride> Poi comunque si viene a sapere che ha avuto anche delle, diciamo, delle cose un po' degli affari un po' non uh, proprio puliti, ma insomma non svelo tutto. Arriveremo poi a um, è solamente alla fine: anzi choysit.it, perché uh, di, in, con questo spettacolo con la regia di Sabrina Morena, anche coautrice, uh, ci sarà la prima uh, il, tre, il 21 di settembre all'interno dello Slow Fest 2019, mm. questo festival biennale degli Sloveni di Trieste. Uh, e quindi anche qui invece ripercorreremo questa, questo, metteremo in luce questo personaggio di Zois, il barone Zois, che tra l'altro di papà italo-svizzero, di mamma slovena, nato a Trieste, il palazzo dove è nato era il, è adesso il palazzo dietro il palazzo del Comune, adesso archivio generale del Comune di Trieste. E quindi c'è il bicentenario della sua morte, ma anche lui era un mecenate, dal, sia dal punto di vista culturale, artistico-culturale, che dal punto di vista scientifico. Uh, era anche lui un tramite diciamo del, 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 dell'opera del bel canto e così via dall'italia ospitava tantissime volte artisti italiani a lubiana nel famoso circolo di zeus e poi lì mh, ci sarà presente anche la famosa cantante italiana e così via per arrivare poi ai, al um, è solo la fine del mondo di jean-luc Lagars che, con questo spettacolo è, da cui è tratto anche il film di savier eh, eh, dolan, dolan esatto ehm. sì eh, con la regia di eh, Vladimir Jurz, comunque attore dello stabile sloveno, e qua ci sarà anche il suo anniversario, il settantesimo compleanno, anche uno con l'altro, insomma, approfittiamo di queste occasioni. Poi arriviamo a un uh, personaggio emblematico come, come è stata Artemisia Gentileschi, con Lino Marrazzo, uh, autore e regista. Uh, questa, um, questa pittrice barocca che ha avuto, anzi il suo storia, papà aveva... ha avuto una storia con lei molto diciamo, morbosa, molto attuale anche al giorno d'oggi fra l'altro so, anche il, lo spettacolo che funge un pochettino da Dante diciamo da, da prima o quasi da, sì, da, da, da Antipasto che è eh, Sunset Boulevard esatto, di sì, sì, Lloyd Webber sì. anche lì se vogliamo c'è un personaggio femminile. Esatto, un po' tutti si ritrovano, sì. per finire poi con già la citata meravigliosa, questa storia di vita che proprio si chiama, questa donna si chiama vita. Alla fine della, della stagione, uh, quindi uh, una, un personaggio le è convinta di vivere in un mondo del musical, del, del cabaret. e Vedremo questa è un po' una coppia anche qui. La regista Tiana zinaic con l'autore Iure Karas, adesso una coppia super premiata sia al Festival della Commedia a Sele in Slovenia, ma anche adesso, proprio un paio di giorni fa hanno ricevuto anche come miglior spettacolo dei realisti col Teatro Nazionale Sloveno che saranno anche in uno dei programmi a scelta uh, a Zagabria. Quindi, anche qui abbiamo avuto anche un po' di fortuna con la eh, scelta certo. dei programmi eh, dei programmi quelli aggiunt aggiuntivi se li chiamo così perché avremo comunque due spettacoli che vanno anche al maggior festival del teatro sloveno che è il Borsnikovostreciani a Maribor c'è cioè il Tichudich del Messno Gledaliccio Ljubljansko e c'è eh, c'è anche l'altro ehm, Obzori qua ripercorreremo un po' di nuovo all'alba di Ivan Zankar con la ah, regia okay. di Giga Diuyak quindi tante cose avremo eh, nel nuovo programma o Avremo lo spettacolo 6 che è stato anche pre premiato, avremo lo spettacolo, questo è anche un gran appuntamento, lo spettacolo um, dal titolo Immacolata di ah, Tomas Pandur, questo è anche un omaggio proprio al, um, uh, a questo regista che purtroppo ci ha lasciati se non sbaglio due o tre anni fa. Uh, lo spettacolo che poi l'ha terminato sua sorella Livia Pandur. Insomma, Tomas Pandur non penso che non abbia no, bisogno non di, di presentazioni. ulteriori presentazioni, è stato molto presente anche a Trieste, ma anche in generale nella regione, mm -hmm. al mm -hmm. Michel sì, sì, sì. uh, e così via. Ah, Volevo chiedere anche a te: eh, c'è molto in giro in, in internet, no? in rete, se uno se uno ha tempo e voglia si fa anche una stagione personale su YouTube, insomma, poi ci sono degli spettacoli. Ah, cioè, è, è stranissimo quello che c'è perché cerchi magari alcuni, alcuni titoli che immagini siano e non li trovi e ti imbatti invece in, in altre cose. È, è, molto, è molto curioso. Mi sono sempre chiesto se mh, eh, al... al per voi teatranti, insomma, adesso penso questa parola. Eh, è bello, però teatranti. è bella. Pirandello diceva sempre: no? teatranti, teatranti. Per, nel... per, voi, per voi è un bene o un male? Non ho mai capito questo. Se questa. Mh, nel senso: per qualcuno potrebbe essere anche un momento di studio. Perché vedi anche terminate messe in scene. Particole. I tedeschi fanno veramente delle robe che. Uh -huh. io Credo che gli attori, quando recitano nei teatri tedeschi, debbano avere delle assicurazioni contro la lombagine, <ride> <e> roba. Che c'è <ride> sempre acqua e cade sempre ogni tanto un <ride> microfono. E, sì, e, sì, sì. e devono cantare. Però... Ma in generale tutti i teatri sono ben assicurati, ah, anche il nostro, ah, e poi c'è il cosiddetto, proprio il, la clausola di tutti quelli che comunque saliamo sul palco. Abbiamo un'ulteriore assicurazione, perché veramente qua. Non si sa non mai so, cosa può capitare. Però è, un, è quest, questa, questa abbondanza mh, alla quale oggettivamente però si accede mh, sapendo che cosa si va a cercare, è un bene o un male? Ma da una parte, secondo me, da, una, da un lato sicuramente una cosa positiva. Alla fin fine, all'inizio, se parlo proprio di internet in generale, tutti pensavamo che comunque di cose <ride> su internet ce ne potessero essere solo, solo positive. Sì. Invece adesso vediamo che non è proprio così, no? anche con i social media e così via. Diciamo che quello che si può vedere lì, anche su certi canali come YouTube, eh, YouTube eccetera, dovrebbe almeno, secondo me, dovrebbe essere come un, un assaggio, no? in un sì. certo senso, per. Questo dar teaser, voglia più che non un trailer esatto, ecco più esatto che non... quello che un po' mi fa pensare, essere, ma non dico preoccupato, è proprio il, diciamo che siamo diventati un po' tutti ossessionati da questo modo di fare, di tutto quello che la, la tecnologia ci offre, però ne, nello stesso tempo pensiamo di risparmiare, di risparmiare su tempo, energia e quello che è, ma vediamo che comunque in generale sia per qualche, la quantità di lavoro è molto maggiore di quello che era una volta, dall'altra parte ormai siamo abituati che tutto ehm, debba, come dire, tutto dovrebbe andare veloce Ho no Tre sì, sì, sì. minuti sì, sì, all'inizio, sì. quando, ci sono, quando il, primo, il primo video spot penso che sia stato thriller proprio di Michael sì? Jackson. Sì, sì, sì. e Per esempio, lì ecco, loro sapevano. Minuti, lo sì, parlo. che quello era anche lungo. Eh, eh. Però poi hanno capito i vari, che, che ne so, tutti i vari, i, i vari questi gruppi sì, sì, che vanno sì, a sì, sì. proprio la psicologia. E la psicologia questa è, che poi la, la psicologia del consumatore. Alla sì, fin sì, sì, fine, tutte essere... le cose devono essere brevi, devono essere concise, come la pubblicità, alla fin fine cosa voglio dire per arrivare a questo il teatro però non è pubblicità no. cioè il teatro è un è media suoi. Esatto, che ha i suoi tempi è un media che comunque um, non è facile perché io tante volte anche quando insomma, facciamo dei discorsi, magari anche con i giovani, ho fatto parecchi laboratori anche a livello proprio di giovani delle superiori e così via, e mi piace comunque confrontarmi anche con loro, chiacchierare e capire, avere anche un'informazione un um, da, da questa generazione. E per loro tante volte, e tante, non voglio essere pessimista, anzi sono ottimista, e comunque le cose sono cicliche, poi cambiano un periodo così, poi viene un altro periodo, però tante cose sono difficili. In teatro, uh, tutto, tutto, tutto dovrebbe essere un po' più come dire eh, a due dimensioni, invece sappiamo proprio la bellezza del teatro è quella che ti dà anche la terza dimensione a livello di spazio, perché c'è il palco, ma anche a livello di, di, che, di eh, contenuti. E poi c'è anche quella cosa meravigliosa che a teatro, poi alla fine, ognuno diventa regista dello spettacolo che vede perché può concentrarsi. Su, su ciò certo. che gli pare eh, certo, eh, certo. io molto spesso mi diverto più che altro, esatto. mi dire. ricollego un po' a quello che è stato detto mh, un po' prima, cioè ehm, come hai detto te, eh, è bello uscire anche dal teatro un po' arrabbiati, no? Sì, non così... sempre eh, come dire, ok, è dato tutto bene, era carino e così, e, e molti poi non capiscono, nel senso, non capiscono, capiscono, non vogliono capire che il teatro deve essere anche uno spazio, innanzitutto, da una parte, uno spazio di libertà, libertà da una parte per gli artisti, per il regista, in primo luogo, logicamente, qua c'è. Il, il, il coordinatore artistico o, o chi a posto suo che comunque deve anche coordinare nel senso uh -huh. e dire guarda caro mio quello forse è un po' troppo dai cerchiamo di trovare un'altra soluzione però sempre secondo me il teatro è un mondo dovrebbe essere un mondo di libertà un mondo di espressione artistica libera dove logicamente posso capire che i, gli spettatori non hanno la possibilità magari di dire in quel momento cosa pensano perché sarebbe poi un'anarchia un, un, sì, 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 un caos sì, sì, sì. però tante volte sì come anche scritto alla fin fine nella introduzione che il teatro ci fa sorridere ci fa piangere ma ci fa nello stesso tempo riflettere e pensare anche qui. arrabbiare ed è giusto che sia così eh, che poi, eh, perché la vita alla fin fine è fatta anche in questo modo questa è la tua eh, prima ehm, allora tu sei stato confermato no? Sì. Eh, la definizione usata è direttore artistico, sì, dire... adesso direttore, dai, che pena dire direttore <ride> no, generale, perché sono queste parole, no, molto, molto, cose, sì, molto, eh, eh, molto, molto pesanti, anche, esatto, è eh. eh, bravo, bravo, fatto ziane, <ride> sì, no? è sì. Come quello che mi poi viene in mente quando finisce l'orario di lavoro. Sì, che poi sì, beh, sì. Che deve chiudere sì. il, nella bianchina che, che chiude tutto, anche dopo. esatto, oh, no. esatto. Um, diciamo questo... che un po' cerco di, di avere un po' la visione generale di tutta la situazione, in ecco, teatro. Il fatto di essere stato. Quanto, quanto tempo poi eh... Per quanti anni? Quanti anni Il contratto comunque prevede tre anni perché adesso dovrei specificatamente, dovrei anche un po' informarmi, però in generale tutti i, i, i vari mandati, io parlo mm -hmm. anche dei mandati del, dei consigli di amministrazione, sì, sì. dei teatri pubblici in Italia, dei vari direttori, comunque sono già stato un paio di um, incontri sia con uh, la Platea, la Platea è mm -hmm. un'associazione di teatri stabili in Italia, uh, dall'altra parte abbiamo anche l'Agis, che è l'agenzia italiana per lo spettacolo, diciamo che la platea un po' più eh, raggruppa questi teatri stabili, l'Agis invece raggruppa una molto variegata realtà di teatri in generale, sì. anche teatri regionali, c'è l'AGIS del Triveneto, teatri regionali e così via. e Tutti i mandati sono triennali, sempre anche, anche dei presidenti di queste associazioni e così via. A me sembra tra l'altro che credo che eh, anche Franco, però, allo stabile, che è già il secondo mandato. Esatto. Ecco, ma tre, tre anni è, è tanto o è poco? Ma diciamo che è un. Ma se dico adesso, perché devo, devo sdrammatizzare sdramatizza, anche un po', uh, e, e non, 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 non mi lamento di questa cosa qua assolutamente, però è il mio per, finora il contratto più lungo che ho avuto nella vita. Ah, finora, no? Quindi se dico la verità, per me è tanto. <ride> Dal punto di vista di una pro programmazione, eh, sì. di pro programmazione teatrale, poi logicamente il la coordinazione con uh, i registi che magari sono parecchio importanti, Impegnati, però mi dicono oh, guarda io sono libero al Pena nel 2022 forse un po', un po poco un po però diciamo che hanno trovato un compromesso eh, tra i tre questi tre anni penso che ehm, anni fa si parlava di cinque anni che forse è veramente un po' lunga cinque anni quindi se magari poi ti riconfermano il mandato a in Slovenia sono cinque più cinque dieci anni è parecchio, è parecchio. Sì, sì, è quindi diciamo hanno trovato un, questo compromesso tra i tre diciamo con uh, un... Uh, con come dire, con magari eh, non, non esplicitamente già citato il fatto che magari Uno si possa una proroga. Quindi, si fa sì. una proroga. La, il, I consigli di amministrazione hanno questa possibilità di fare la proroga per un ulteriore mandato. Quindi che poi, capito. arrivando a sei anni, diciamo che si parla di, una, è una, è una buona, di un periodo è una buona, ragionevole di una buona durata. Esatto. Eh, quindi questa è la prima stagione pienamente, pienamente tua, no, anche sì. l'altra. Diciamo che ho avuto una situa non situazione simile già un paio di anni fa, nel 2012, dove la, la, diciamo che almeno il, il programma quello base era già, era già pronto. Poi io l'ho dovuto un po' risistemare aggiungendo i programmi a scelta. Questa la posso ritenere la mia prima stagione. La passata la, quella che l'ha preparata il mio predecessore Igor Pison. Eh, Ma diciamo reggenza <ride> esatto, eh, come una reggenza, Diciamo che io comunque poi l'ho portata alla realizzazione, poi... insomma, perché alla fin fine anche durante tutta la stagione bisogna seguire i vari, uh, il processo, le prove, ma... nel senso il processo eh... di, non dico il processo, no, no, io intendevo, ma sì, è vero l'iter. Che, è vero che la prova è il momento per voi attori più esaltante? Uh, e che poi dopo quando. Dipende, <ride> dal punto di vista. Parlando, dipende, diciamo. dipende dal punto di vista. Perché secondo me tantissimi hanno un approccio molto individuale, okay. uh, e poi logicamente non, uh, non si può applicare lo stesso approccio. Ad ogni testo e ad ogni, testo, sì, ad sì, ogni sì. personaggio che uno va ad interpretare. Diciamo che alcune tecniche le abbiamo provate, le abbiamo studiate anche a scuola, non tutte vanno bene per magari un personaggio un po' più comico, non tutte vanno bene per un personaggio un po' più drammatico. Però diciamo che a alcuni piace molto questo, questo periodo delle prove. Poi dipende anche della lunghezza, no? Ci sono alcuni teatri, specialmente in Slovenia, che danno molta importanza anche alle prove, che durano tante volte anche un po' troppo. Però Parlo di nuovo di questi teatri di ricerca. Okay. Diciamo che la ricerca viene fatta comunque normalmente in tutti, eh, per tutti i personaggi, perché comunque uno deve trovare no, sì, sì, una la, caratteristica la... di quel personaggio così. Io in generale le prove sì, ok, però poi quando uno già sente la necessità non solo di avere il pubblico, ma di avere la sensazione di questa compattezza, quindi mm. che lo spettacolo sì, 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 uh, che... diventi già formato Che, che, già esatto, che è, abbia insomma. il suo, diciamo la sua, il suo quello, quel corpo che poi arriva fino alla prima, eh, quello per me è interessante. Io, capito, io tante volte, poi per vari personaggi li ho, li ho trovati anche così. Non dico non voglio essere da cliché per strada, però magari che ne so, ma anche in palestra guardandomi sì, nello sì, specchio sì, 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 guardandomi nello specchio a casa magari anche mi piace durante l'inverno mi piace andare anche in piscina quando uno si prende quell'oretta di, di svago però anche di attività di relax tante volte perché deve essere un po come il pane no? deve lievitare, sì, sì, deve lievitare. Anche, anche il personaggio deve lievitare come diceva Michael Redgrave l'attore è uno che eh, indossa gli abiti di un'altra persona e alla eh. fine della rete deve, deve esatto. Allora, esatto, esatto. questo è il, il libricino sì, con, con, il, con il programma. E ci sono anche tutte le consuete, sì, i so consueti diciamo benefit, adesso mi diverto c'è Anche la, la possibilità dell'autobus che guida la Pagliaga, le eh, sono tre autobus, ci, ci, ci sarà anche la Repini, <ride> probabilmente. Quindi. No, ci sono le maschere su alcuni ah, autobus. Capito, sono ragazze e ragazzi che ho sono capito. molto simpatici e, e un po' fanno anche questo. Anche loro interpretano e il ruolo di giusto? che ne so guida turistica, per esempio. I tre autobus sono perché partono da tre, da tre posti, eh, posti di, diversi. Cioè, la Pagliaga non eh, è ancora capolinea. Eh. Grazie, allora Daniel Maledan per essere stato con noi. Buon lavoro. Sì, grazie a voi anche, anche perché ci date No, no, spazio ma... e molto volentieri e sì, eh, ci vediamo durante la piacere. stagione, grazie grazie a tutti, allora. eh, ci vediamo domani